l'idea è un'idea di Garrone che da tempo rimuginava intorno a questo libro, Lo Culto dei Conti di Giambattista Basile, e selezionava, rileggeva, trascriveva. Poi a un certo punto è partita l'idea di fare il film. Io sono arrivato dentro il film che già gli altri ci lavoravano, avevano già scelto le favole. Si è trattato soprattutto di scegliere le più belle o quelle che potevano essere più facilmente tradotte in un linguaggio visivo, perché il libro è bellissimo ed è scritto in un linguaggio meraviglioso, che è questo napoletano barocco irriproducibile, mentre il linguaggio del cinema è il linguaggio delle immagini, quindi come tradurre delle parole in, fondamentalmente in immagini. Pensiero su queste arene, il cinema all'aperto estivo? A me piace tantissimo, e soprattutto se lo schermo non sventola come faceva quando io ero ragazzino, che si vedevano in questi cinema all'aperto, appena arrivava una ventata c'era. Quindi a me sembra che adesso siano delle proiezioni anche di grande bellezza. Poi l'idea che si torni all'idea di un grande intrattenimento, diciamo, popolare per un film è un modo, un tipo di visione perfetto, forse proprio anche per un film come questo.